Mandiamo subito la linea in diretta al Tribunale di Pescara, dove si sono da poco conclusi i lavori della prima sessione mattutina di un importante evento nazionale che si sta svolgendo proprio a Palazzo di Giustizia a Pescara. Un forum di approfondimento, un forum seminariale che riguarda gli ecoreati. A seguirlo per noi la nostra Gigliola Edmondo, al suo fianco vediamo una prestigiosa figura del mondo giudiziario, anche il direttore dell'ARTA. Allora a te, Gigliola, il compito di presentare i tuoi ospiti e questo appuntamento molto importante al quale partecipano personaggi delle forze dell'ordine e della magistratura e esperti di ambiente per fare il punto su un tema che ha molti legami con il nostro territorio. A te. Sì, buon pomeriggio a tutti. Con Andrea Berardinelli ci troviamo infatti all'interno del Palazzo di Giustizia di Pescara. Ha già anticipato i contenuti di questa prima delle due giornate rivolte non soltanto al personale dell'ARTA Abruzzo che ha organizzato questo evento, ma anche al personale di tutte regionale di tutte le forze di polizia che sono specializzate in tema di contrasto di reati ambientali. Alla mia sinistra c'è il direttore generale dell'ARTA Abruzzo, il dottor Francesco Chiavaroli, che saluto e ringrazio, così alla mia destra il dottor Pasquale Fimiani, che è il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che è il coordinatore della rete delle procure generali nelle materie ambientali. Per quanto riguarda la giornata odierna, chiedo al direttore Chiavaroli se si aspettava questa grande adesione, soprattutto alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 68 del 2015, cosa cambia nel contrasto e soprattutto nel controllo per prevenire i reati ambientali, gli ecoreati. Grazie, io non sono molto soddisfatto dei lavori della mattinata, non mi aspettavo una partecipazione così massiccia degli iscritti a questo corso di formazione sui microreati, sugli ecoreati come vengono chiamati. Sono quindi contento, questo denota anche la massiccia presa di coscienza che c'è nella nostra regione rispetto alla tutela dell'ambiente. Noi oggi ci occupiamo di ecoreati, però quelli meno gravi. Abbiamo costituito una rete locale, c'è una rete nazionale e c'è una rete locale insieme alle procure, insieme alle forze dell'ordine, insieme alla regione Abruzzo per contrastare, perseguire per quello che è di competenza di ARTA i reati ambientali e addivenire a una tutela maggiore del territorio. Grazie. E la Procura della Repubblica di Pescara ha svolto un ruolo importantissimo in quanto i PM Mantini e Bellelli, in occasione del processo sulla discarica, la mega discarica dei veleni di Bussi in Val Pescara, appunto ha sostenuto la pubblica accusa in questo processo la Procura di Pescara. Io approfitto della presenza del dottor Fimiani, che questa mattina ovviamente ha parlato di altro e soprattutto del lavoro che sta svolgendo questa nuova rete che è stata creata a livello nazionale per il controllo degli ecoreati. Ma poiché questo processo si è concluso con una decisione della Cassazione, in qualche modo il caso Bussi a livello locale è stato il processo più importante per quanto riguarda gli ecoreati, ma anche a livello nazionale ha rappresentato in qualche modo una sorta di spartiacque? Sicuramente il processo di Bussi insegna che è necessario un controllo del territorio puntuale e capillare, perché altrimenti possono emergere bombe ecologiche a distanza di anni e poi evidentemente l'intervento della giurisdizione è tardivo rispetto al fatto. Quindi occorre un nuovo metodo di lavoro, perciò la giornata di oggi è importante perché occorre far parlare tutti gli attori di questo complesso sistema. La Procura Generale della Cassazione ha creato questa rete per far parlare tutte le procure e utilizzare metodi uniformi di lavoro, parlare anche con le polizie giudiziarie, ma soprattutto è fondamentale il controllo del territorio, un controllo che richiede uomini e risorse. Quindi chi ha queste responsabilità deve mettere in campo tutte le risorse possibili per realizzare questo risultato.
Direttore, se non ci sono domande, restituisco una domanda. Una domanda, se possibile, per il dottor sì. Filmiani. Serve una maggiore deterrenza? Sì. È breve la domanda, Gigliola. Subito dell'auricolare. Prego. Salve, dottore, una sola domanda. Serve una maggiore deterrenza in termini di pene edittali e anche di procedure nei confronti di questi reati per i quali in troppi la fanno franca? Che cosa può dire lei, ovviamente, che da giudice della legittimità, o meglio da procura del giudizio di legittimità, si trova spesso di fronte a prescrizioni, a processi che arrivano raramente in Cassazione, come è successo per quello di Bussi? Ma guardi, con la legge del 2015 sicuramente il sistema normativo, direi che è delle pene e delle sanzioni è adeguato. Si tratta di realizzare le condizioni perché questo sistema possa operare. E quindi torno a dire che è fondamentale attuare un sistema di controlli effettivo, quindi rinforzare gli enti locali, rinforzare le agenzie, dare mezzi e uomini alle pulizie ambientali, perché questo sistema possa funzionare. Dal 2015 vi sono delle norme all'avanguardia in Italia, si tratta di metterle in campo con serietà ed impegno. Bene, grazie Gigliola, grazie ai tuoi ospiti. Grazie, riprendiamo la linea allo studio. Naturalmente vi ricordiamo che uno speciale su questo importante evento andrà in onda questa sera alle ore 20:40.